buonasera e benvenuti. Io sono Giovanna Carnevali, dirigo una scuola di questa città e ho il piacere di presentare a voi tutti la dottoressa Claudia Di Giorgio, la quale è una giornalista scientifica, lei mi ha detto per passione, e soprattutto è caporedattore di una grande rivista scientifica che è Le Scienze. Giusto, dottoressa? Senz'altro. Lei mi ha detto poco fa una cosa molto bella che mi ha colpito, tra l'altro. Mi ha detto, mi occupo di spazio in particolare, e di spazio ci parlerà stasera, per passione. E questa parola, siccome nella scuola la utilizziamo spesso, perché gli chiediamo e invitiamo i nostri ragazzi a fare le cose che fanno con passione. La passione non nasce in modo automatico, ma può essere coltivata, può essere stimolata e può anche essere ricercata. Detto questo, dicevo che la dottoressa Di Giorgio ci parlerà di spazio, della storia degli astronauti, che va di pari passo, io penso, con la storia della comunicazione. Io mi ricordo il primo atterraggio, anche per Gano, il primo allunaggio, anzi, dovrei dire, giusto? Andremo indietro, ancora più prima, indietro, sì. Benissimo. E come dire, anche l'enfasi, forse enfasi non è la parola giusta, ma la rilevanza che i mezzi di comunicazione di massa, i media in particolare, hanno dato alla conquista dello spazio. Quella dell'astronauta, tra l'altro, è stata una delle, come dire, dei sogni, delle passioni di tanti giovani, in particolare ragazzi. Oggi per fortuna vediamo anche delle donne, la cosa non può farmi che piacere, e quindi quindi io vi presento la dottoressa Di Giorgio, a cui adesso darò la parola. Semplicemente un invito prima di cederle la parola e di ascoltarla insieme a voi. Avete visto, c'è un signore con una cassettina all'ingresso, perché alla festa di scienza e filosofia quest'anno è abbinata un'iniziativa benefica, io ritengo estremamente interessante, portata avanti dalla Croce Bianca di Foligno, che propone una raccolta di fondi per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. Ho appreso di questa iniziativa con favore e anche con piacere, perché indubbiamente le esigenze, sebbene meno frequenti, di bambini che necessitano di un'ambulanza sono particolari. Ci sono proprio dei dispositivi medici, dei presidi che sono particolari e possono essere anche fondamentali anche per salvare le vite, perché sebbene, ripeto, con minore frequenza, ma in un territorio ampio, la presenza di un'ambulanza, di un mezzo attrezzato in modo pediatrico, credo che sia un valore e anche una garanzia per tutti noi. La parola alla dottoressa Di Giorgio. Grazie. Allora, dunque, una premessina. La presentazione, la storia, intanto è una storia. È la storia di come si racconta una storia. Il protagonista della vicenda sarà la NASA. Perché? Perché l'Agenzia Spaziale Americana è stata sicuramente, tra tutte quelle che si sono impegnate e che si impegnano nello spazio, quella che maggiormente si è concentrata sul problema della comunicazione verso il pubblico. Perché l'altra grande protagonista degli anni della corsa allo spazio, cioè la Russia, l'Unione Sovietica, anzi allora, invece seguiva una logica completamente diversa, che era una logica di segretezza. Quindi, e perché gli altri attori che abbiamo oggi sulla scena spaziale, per esempio l'Agenzia Spaziale Europea, si sono dedicati al problema del raccontare se stessi a chi li finanziava, perché poi è questo il clou della vicenda, un po' più tardi rispetto alla NASA. Sono nati più tardi, ma si sono anche posti il problema più tardi. Vedremo che però adesso alla fine c'è una certa convergenza di iniziative. Il discorso è sugli astronauti, sul volo spaziale, sul volo umano, sull'impresa spaziale, però in effetti è anche un discorso sui media, cioè su come i media sono cambiati in questi 60 anni, grosso modo, e in alcuni momenti, come vedremo, c'è stata una convergenza e addirittura una sovrapposizione. C'è una fase in cui, secondo me, il volo spaziale, la NASA sostanzialmente, ha influenzato
il mondo dei media, tanto che si può parlare a un certo punto di secondo me quasi di coevoluzione. Quindi il discorso è va un po' di pari passo, da un lato il volo spaziale e dall'altro i media, da appunto dai tempi dei tempi fino ai social media. Allora cominciamo nel 1959. Allora la NASA nasce nel 58. La NASA nasce come è l'agenzia spaziale civile, quindi nasce in un contesto in cui in realtà, per esempio, non tutti sono convinti negli Stati Uniti che sia sia affare dei civili e non dei militari quello di occuparsi di spazio. La corsa alla Luna non è ancora marcatissima, si sa comunque che anche i russi stanno lavorando, c'è stata alla fine della guerra, negli ultimi mesi della guerra, anzi una sorta di spartizione tra russi e americani giunti in Europa a chi prendeva lo scienziato tedesco più giusto per poi sviluppare un programma spaziale. Sappiamo tutti che arrivano gli americani, arrivano prima, si prendono von Braun, se lo portano in America, ed è von Braun che sostanzialmente passa dalle V2 che faceva per i nazisti, a von Braun non importava niente per chi lavorava, lui voleva fare i razzi e mandarli nello spazio, quindi lo fa prima per i nazisti, poi lo fa per gli americani senza alcun problema, e nasce questo programma, nasce la NASA, e la prima cosa che la NASA fa, quindi nemmeno un anno di vita, è si pone il problema di vendere l'immagine dello spazio, del volo spaziale, all'immaginario popolare. Se lo pone perché ovviamente la NASA è l'agenzia spaziale di un paese democratico in cui la gente vota, i soldi vengono da un congresso dei rappresentanti del popolo, quindi bisogna convincere la gente che questa cosa è una cosa importante. E che cosa fa? Firma un contratto in esclusiva con una rivista che si chiama Life Magazine. Forse qualcuno dei meno giovani, diciamo, vagamente se lo ricorda. Comunque Life Magazine era una rivista estremamente importante, era un settimanale, ed era una rivista di fotogiornalismo. Una forma di giornalismo tra l'altro che è praticamente scomparsa, ma che fu fondamentale per esempio durante la guerra. Robert Capa, che è un nome di un fotografo che ovviamente qualcuno ha sentito, partecipò addirittura allo sbarco in Normandia, e il racconto fotografico della guerra che fecero i fotografi di Life nella seconda, poi dopo la guerra di Corea, poi come vedremo anche in Vietnam, ebbe un peso fondamentale, tanto che per esempio secondo John Fitzgerald Kennedy Life Magazine era il mezzo di comunicazione assolutamente più influente degli Stati Uniti. Quindi la NASA cosa fa? La NASA ha questi sette signori che vedete alle mie spalle, che sono i Mercury 7, che sono i primi uomini che andranno in qualche modo nello spazio. Non stiamo parlando ancora di Luna, intendiamo, stiamo parlando ancora, nessuno si è mosso dalla superficie del pianeta ancora in questa fase, e la NASA fa questo contratto in esclusiva con Life Magazine, quindi con questa rivista che è arrivata a un certo punto, vendeva qualcosa come 13 milioni e mezzo di copie, per capirci, che è tanto anche negli Stati Uniti, quindi grossissima influenza, e firma un contratto in esclusiva che viene introdotto in questa copertina che vedete. Loro sono i Mercury 7, sono volti, diciamo, non so quanti di voi, forse uno, forse si riconosce John Glenn, che è quello col papillon là, perché Glenn poi ha rivolato a 77 anni, insomma, è arrivato un po' fino a noi, come più vicino a noi perlomeno come storia. In cambio di questa esclusiva per raccontare quella che oggettivamente sarà un'impresa che rimarrà nella storia, in cambio la NASA avrà il controllo più assoluto di tutto quello che verrà pubblicato, immagini, didascalie, ogni virgola, ogni sillaba. E la cosa viene introdotta, come vedete, da questo tipo di ragionamento, cioè questo tipo di presentazione fanno i giornalisti di Life Magazine. Dico: noi vi racconteremo un reportage sugli aspetti personali, vi faremo conoscere le persone
vi faremo sapere che cosa si prova, che cosa pensano, cosa passa nella loro testa. In cambio, tra l'altro, gli astronauti avranno qualcosa, perché non è che soltanto, diciamo, solo la NASA. Perché chi sono poi questi signori? Questi signori sono piloti militari. Sono tra l'altro quasi tutti, o forse tutti, non ricordo bene, della Marina Militare, perché la Marina in realtà ha una sua importante aviazione. Sono veterani, in linea di massima, della guerra di Corea, sono relativamente giovani, sono comunque non giovanissimi, siamo, diciamo, una media di 30 e qualcosa del genere. Loro in cambio avranno una serie di benefit dal mondo americano. Sono famose queste macchine che vengono loro regalate, ognuno di loro avrà una macchina, mi pare una Corvette, ma non sono sicura, comunque una bella macchina decappottabile, eccetera, perché, diciamo, tutto il mondo americano coglie l'importanza di queste persone, quindi che messaggio anche proprio, diciamo, pubblicitario possono portare con sé. Loro prenderanno comunque, saranno pagati per questa cosa, e tra il 58 e il 63 Life Magazine fa addirittura 28 numeri con articoli, quindi ha 28 articoli lunghi fotografici dedicati a questi astronauti. Come funzionano però codesti articoli? Che cosa sta poi raccontando veramente Life Magazine con il controllo, sotto il controllo rigorosissimo della NASA? Sta raccontando il vero eroe americano. Ricordo, siamo nel 59-60, tenete conto, una cosa che non ho sottolineato, la televisione c'è, ma non è ancora così, lo diventerà in quegli anni, ma non è ancora così importante, così rilevante. Non tutti ce l'hanno, insomma, diciamo, è un mezzo di comunicazione che sta sviluppando. Comunque loro sono gli eroi, loro sono i bravi ragazzi americani. Sono l'American Way of Life che si incarna in questi sette disposti a compiere quest'atto audacissimo di farsi sparare nello spazio, in una situazione in cui in realtà nessuno sapeva assolutamente niente di come poteva andare questa cosa. Questo va detto in assoluto. Erano dei piloti militari, erano abituati a rischiare, erano abituati a compiere imprese particolari, avevano esperienza e tutto quanto, ma oggettivamente di quello che stava per accadere nessuno sapeva veramente qualcosa di poter dire sono certo che andrà così. Quindi erano tant'è che la grossa differenza, diciamo, che gli americani mandano e così poi si fanno scavalcare da Gagarin e dai russi, mandano prima la scimmia, prima di mandare l'essere umano, per vedere un po' cosa succedeva. Comunque, immagine di eroi, avete visto prima la foto di prima, capello cortissimo, insomma, siamo in quegli anni là, bravi ragazzi americani, e si fa di tutto per preservare questa immagine. Cosa fa la NASA? La NASA piazza un suo staff, fotografo e giornalisti, alle calcagna di queste sette persone e delle loro famiglie, praticamente H24. Cioè, questi sono, tant'è che il fotografo, di cui adesso ovviamente non ricordo il nome, addirittura John Glenn lo chiamava l'ottavo astronauta, perché non li lasciava un momento liberi, un momento da soli. Quindi sono stati, diciamo, seguiti in tutti quelli che sono gli aspetti della loro vita personale. Ma era veramente così? Era veramente la vita personale degli astronauti quella che stavano raccontando? In effetti no, nel senso che tutto quello che era, diciamo, addestramento, eccetera, era una testimonianza relativamente fedele, naturalmente, non sono dei video, sono delle foto, comunque, diciamo, nel fotografico, nel racconto c'è sempre un minimo di costruzione che non vuol dire falsificazione. Un pochino più falsificata invece era la parte umana, nel senso che erano tutti rigorosamente sposati, e questo loro essere sposati, per esempio, era fondamentale per la NASA, perché la loro immagine doveva essere l'immagine della, appunto, perfetta American Way of Life. Tant'è che questi matrimoni, addirittura c'è una coppia che è la coppia di Gordon Cooper e della moglie, che resta insieme, erano sul punto di divorziare, quando lo selezionano decidono di restare insieme. Anche lei in effetti è un pilota
probabilmente un pilota anche migliore di lui, ma comunque le donne astronaute di quegli anni hanno tutta una storia che finisce ovviamente malissimo, decidono comunque di restare insieme per inseguire questo sogno comune di mandare lui nello spazio. E che cosa succede? Una cosa abbastanza bizzarra, e cioè che nella costruzione di questa immagine giocano un ruolo fondamentale le mogli. Tant'è che, come vedete, qualche numero dopo, forse nemmeno due o tre numeri dopo, Life Magazine fa la stessa copertina che ha fatto prima, la fa con le mogli. E queste signore ebbero un ruolo fondamentale nella costruzione di questo mito, dell'immagine dell'astronauta, di quello con il Right Stuff, che è il titolo di un libro di Tom Wolfe dedicato quello appunto agli astronauti, la stoffa giusta. Divennero le Astro Wives, divennero un modello, un modo di essere la moglie perfetta nell'America degli anni 50, inizi anni 60. Rafforzarono questo mito che si andava creando, contribuirono a dargli forma. C'è un libro che è uscito qualche, credo 3-4 anni fa, di una giornalista che si chiama Lily Koppel, dedicato appunto alle Astro Wives, e lei definisce queste persone come le prime star di un reality. Le vedete, sono, io devo dire, anche meravigliose sul piano proprio, come dire, iconografico. Sono perfette, sono vestite di colori pastello, ricevono in casa, le mogli parteciperanno a faranno sfilate di moda, le loro ricette verranno copiate dalle donne di tutta America, andranno a prendere il tè alla Casa Bianca con Jacqueline Kennedy. Sono, no, non ce ne siamo probabilmente accorti, ma sono state assolutamente fondamentali nella costruzione di un modo di essere donna, di essere moglie, e di essere moglie che partecipa all'impresa eroica del marito, nel caso dell'astronauta, ma anche, non lo so, del marito che fa carriera, no? Nell'ufficio, la moglie brava, quella che prepara il pranzo ideale quando il marito invita il capo a casa. Insomma, siamo di fronte a delle persone che sono state più o meno volontariamente, tra virgolette, complici, ma anche un po' vittime della creazione di questo mito. Questo perché? Perché poi in realtà questi non erano matrimoni perfetti, e tanto poco erano perfetti che questi primi sette astronauti, anche quelli che poi li seguiranno, in effetti non sono per esempio dei mariti esemplari, non tutti. Alcuni non sono decisamente non esemplari, siamo, come dire, al di fuori del pettegolezzo, siamo ormai nella storia. Alan Shepard aveva, diciamo, un'intensa carriera di Don Giovanni, mettiamola così. La cittadina che è vicino a Cape Canaveral, si chiama Cocoa Beach, dove gli astronauti stavano perché avevano lì gli alberghi, le cose eccetera, e diventò abbastanza rapidamente una meta preferita di fanciulle in cerca di gloria o comunque fan dell'impresa astronautica, che andavano, e come si faceva poi, come si fece poi in anni successivi, le groupies con i divi del rock, avevano, diciamo, l'obiettivo di conquistare più o meno un astronauta. Le chiamavano le Cocoa Cookies, i biscottini di Cocoa Beach. Tutto questo però naturalmente su Life Magazine non c'era. Su Life Magazine c'erano gli eroici astronauti che rischiavano la vita, cosa peraltro assolutamente verissima, e le loro perfette mogli che vagavano, da un certo punto le portarono poi tutte quante insieme a vivere insieme a Houston, dove tuttora c'è, diciamo, la città degli astronauti. Vagavano da una casa all'altra portando chi aveva fatto un certo piatto, il polpettone, piuttosto nei Tupperware. Le signore un po' più grandi ricorderanno quelli negli anni in cui anche in Italia arrivavano questi contenitori estremamente come dire, avveniristici, e portavano, c'erano queste donne perfette il cui ruolo era come dire, attendere, pregare e morire di paura anche, ovviamente, mentre questi loro uomini varcavano questa frontiera dello spazio. E questo era il modo in cui il pubblico si appassionò a queste persone, si appassionò alle loro imprese.
Qui adesso io avevo una cosa che non parte da qua, quindi se qualcuno, se ci riesco, volevo farvi sentire questa cosa qui, non parte da dentro la presentazione, voi mi scuserete. Questo è il passaggio, diciamo, storico fondamentale, che sta, non sta qua dietro, il primo, eccolo qui, e cioè è John Fitzgerald Kennedy, siamo nel 62, che fa questo discorso, in realtà l'aveva già detto, andiamo sulla Luna, però fa questo discorso alla Rice University, che rimane famoso, proprio definito The Moon Speech, il discorso della Luna. Ve lo faccio vedere perché in termini di comunicazione, secondo me, in questo discorso c'è, come dire, c'è un'abilità particolare da parte di una persona che i media sapeva usarli veramente bene. Lui sta dicendo perché vogliamo andare sulla Luna, perché abbiamo deciso di fare questa cosa. E naturalmente, come in tutte le domande retoriche, si fa una domanda e si dà una risposta. Io vorrei farvi notare l'espediente retorico del we choose to go to the moon 1, we choose to go to the moon 2 applauso, e poi a salire we choose to go to the moon non perché è facile ma perché è difficile, è secondo me un, come dire, un trionfo di capacità retorica e di comunicazione. Abbiamo scelto di andare sulla Luna, io ve lo sto dicendo, voi mi fate l'applauso al momento giusto, c'è questo, proprio questo momento di emozione, di massa, che viene creato perfettamente, Kennedy è fantastico in questa cosa, non perché è facile, ma perché è difficile, e noi andremo alla Luna entro un decennio, entro questo decennio, e ce la faremo. E io continuo a pensare che, come dire, avere più consapevolezza di questo tipo, non mi fare la scansione dell'antico, se sei gentile, me la fai in un altro momento, sia, come dire, maggiore attenzione, me la fai partire, scusami, maggiore attenzione a questi espedienti retorici, di cui è giusto essere anche, secondo me, partecipi, ma averne coscienza ci aiuta ad essere probabilmente più in controllo di quelle che sono poi le nostre decisioni. Comunque c'è il discorso della Luna, abbiamo questi astronauti che abbiamo ormai chiaramente come dire, costruito come eroi, ma dicevo, è un discorso sui media, e i media nel frattempo stanno cambiando. Siamo ormai negli anni 60 abbastanza avanzati, anche gli americani hanno messo un uomo sulla Luna, scusate, hanno messo un uomo nello spazio, hanno anzi già cominciato a superare per tutta una serie di record che fanno, l'appuntamento nella Luna, le cose, nello spazio, in orbita, eccetera, a superare i sovietici. Ci stiamo avvicinando al non succede più niente, a questo punto mi preoccupo che vorrei andare avanti ma non va più avanti, scusatemi. Siamo arrivati a questo punto al 67, grazie, e nel frattempo è successa però una cosa molto molto grave. Nel gennaio del 67, se ricordo bene, la prima capsula Apollo, durante un test che avrebbe dovuto essere un test di prova assolutamente normale, ci sono dentro Gus Grissom, che è uno dei Seven, e due invece astronauti, diciamo, ci sono varie leve che vengono poi chiamate in quegli anni, c'è un incendio mentre loro sono chiusi nella capsula, il portello non si apre, è stato congegnato in maniera sbagliata, e loro restano, muoiono dentro, bruciano sostanzialmente vivi. Sembra che il programma stia per saltare per sempre. Gli astronauti a questo punto si oppongono alla NASA, chiedono e ottengono
una revisione completa del modulo. Nell'arco di 12-13 mesi il programma viene, la capsula viene rivista, il programma viene completamente rielaborato e a questo punto arriviamo appunto all'ottobre del 68, l'Apollo 7, che è il primo volo dopo la tragedia, quindi con una nuova capsula, dopo la tragedia dell'Apollo 1, e finalmente gli astronauti, che non avrebbero voluto, si convincono a portare con sé una telecamera. Non volevano perché comunque era un peso in più, era un oggetto in più, non volevano perché volevano, come dire, anche una questione di privacy, loro nel loro essere, nel dialogo con la sala controllo, con Capcom, eccetera, cioè non gli andava, volevano essere più liberi di esprimersi. Si convincono che però a questo punto è necessario, perché il programma è in un momento come dire anche di crisi, gli occhi di tutti sono su di loro. A questo punto l'idea, come dire, che questi famosi eroi di prima veramente rischiavano la vita, ma poi non muoiono nello spazio, ma muoiono a terra dentro una capsula con un portello che non si apre, serve riconquistare in qualche misura l'interesse del pubblico, e quindi si vanno con una telecamera, si portano questi cartelli che vedete e la gente impazzisce, piace, questa cosa piace moltissimo, loro sono anche un po', vedi, hanno questo, il cartello dice continuate a mandarci cartoline, lettere, gente, cioè c'è questo, diciamo, rapporto, diventa un rapporto più diretto tra gli astronauti e poi la televisione sappiamo a quel punto, infatti proprio in quegli anni Life Magazine comincia a perdere copie e nel 72 passerà da settimanale a mensile, poi verrà chiuso non moltissimi anni fa, ma insomma perde di influenza in maniera abbastanza spettacolare, abbastanza drammatica, come in realtà sta accadendo adesso con altri mezzi di comunicazione rispetto ad altre novità. L'altro, perché non riesco più a muoverlo? Scusami, sono io che ho sbagliato qualcosa, credo, ma come mai non riesco più a muoverlo? Ok, questa guardate, non ve la sto a far vedere, questa era soltanto, anche qui non parte il video, non era, dice, soltanto per ricordare la diretta dalla Luna, vabbè, è inutile che vi quella l'avreste vista più o meno tutti, per alcuni di noi è un ricordo, diciamo, autobiografico, per molti di voi invece è storia. Questo anche lo possiamo saltare, qui succede però qualcosa di importante. Sì, è vero, a luglio 69 l'uomo sbarca sulla Luna e questo è peraltro l'evento televisivo globale tuttora più importante della storia. Si calcolano 600-700 milioni di telespettatori un po' ovunque, la NASA certamente non rifarà mai un botto simile, tra virgolette, e nella storia della televisione non si può fare una storia della televisione senza ricordare lo sbarco sulla Luna, la diretta dallo spazio. C'è dibattito se la famosa frase di Armstrong che scende fa il saltello, scende, dice un piccolo passo, un grande passo per l'umanità, se l'avesse preparata sì o no, ma insomma non si può parlare né di spazio né di televisione o comunque di media nel Novecento senza ricordare questo passaggio, questo momento. Però nel 69 in realtà questi astronauti così eroi, così amati, così addirittura a un certo punto quasi idolatrati, le mogli erano dei modelli, le famiglie erano le famiglie perfette, eccetera, in realtà la situazione non è affatto più questa. In realtà già si sta smantellando il programma, ma soprattutto siamo nel 69, stanno succedendo altre cose in America e non soltanto in America. Lo stesso Life Magazine che faceva questa copertina che vedete, The Making of a Brave Man, la costruzione di un uomo coraggioso, di un eroe, pochissimi anni dopo ha un'altra copertina da farti vedere, se ci riesco, e ci sono riuscita. Questa è a questo punto
l'America che viene raccontata nei media. Questa è l'America a cui la gente pensa di più. Questa è l'America dei diritti civili, e ovviamente invece gli astronauti erano bianchi, perfetti. Figuriamoci, il primo nero astronauta non ricordo nemmeno quando c'è stato, ma comunque molto dopo. Sono gli anni della lotta alla guerra del Vietnam. Quando loro vanno sulla Luna, il programma Apollo è già condannato. Nel 72 verrà chiuso completamente. E gli astronauti che sono stati reclutati per andare sulla Luna, poi alcuni si disperdono, molti poi voleranno dopo. Nell'arco di pochi anni le cose sono cambiate così. Sono passate da il coraggioso astronauta che andava nello spazio a nome di tutto il popolo americano al marine annegato nel fango delle risaie del Vietnam. Per la NASA è un colpo, per il programma Apollo e per l'esplorazione dello spazio è un colpo da cui non ci si riprende per, diciamo, un paio di decenni. La NASA taglia, il programma viene tagliato, vengono licenziate svariate centinaia se non migliaia di persone, sono persone molto qualificate, qualcuno addirittura collega questo movimento di personale estremamente qualificato che lascia la Florida, si sposta in California e qualcuno dice ecco, e lì poi comincia a nascere Silicon Valley, la rivoluzione informatica, eccetera. Non so se questo sia vero, non ho approfondito, però certo è suggestiva come idea. A questo punto vi chiedo un salto di numerosi anni. Siamo negli anni 90. Questo signore si chiama Daniel Goldin. Diventa il capo, cioè amministratore capo della NASA, è il nome con cui sono definiti, eccetera. Siamo nel 92, Goldin si trova, è stato tra l'altro quello che è stato più a lungo amministratore della NASA, non so se adesso l'abbia battuto Bolton, ma non credo, quindi addirittura è stato sotto ben tre presidenti. Bush padre, Clinton e poi Bush figlio, e gli viene dato il compito di, diciamo, di riformare la NASA sotto vari punti di vista. Non quello che interessa, però in questo momento lui è stato anche fortemente criticato, un certo suo programma non, diciamo, di sviluppo di satelliti eccetera non ha dato poi tutti i risultati che si sperava. Quello che non interessa però qua è lui o i suoi collaboratori hanno un'intuizione fondamentale, che è quella che leggete alle mie spalle. Nel 92-93 alla NASA capiscono che sta nascendo qualcosa di nuovo, e siamo in un punto in cui, se ci fate caso, lui addirittura qui dice, cita il fax, dice, e più recentemente il fax. Cioè siamo in anni in cui il fax è una roba innovativa, ma le futuristiche funzionalità di internet promettono di espandere questa sensibilizzazione in modo esponenziale. Guardate, qui c'è un'intuizione veramente forte, perché nel 92-93 immaginare una cosa di questo genere non solo non era da tutti, ma in realtà non la stava facendo nessuno ancora. Lui punta su questa realtà, punta sul fatto che ovviamente la NASA utilizzava comunque internet, utilizzava comunque già le reti di comunicazione tra computer, aveva comunque del materiale, e dice qui, ora in un futuro molto prossimo potremo scaricare l'ultima immagine del telescopio spaziale Hubble, guardare un video del primo sbarco umano sulla Luna per l'appunto, o visualizzare l'ultimo esperimento scientifico microgravità in corso a bordo della stazione spaziale, che era ancora peraltro nella mente di Dio. Che cosa succede a questo punto? Chi se ne ricorda questo? Chi è di voi che si ricorda questa pagina, queste pagine della NASA? Succede che quando nel 93-94, diciamo, internet viene
potenziale, non so come dirlo, insomma, cambia veste, passa da una roba con un'interfaccia tutta caratteri, complicata, eccetera, e arriva l'interfaccia grafica, il web, e si comincia ad andare in rete in modo più facile, comincia ad andarci un po' più di gente, cosa trova questa gente? Non c'era niente. Ragazzi, non c'era quasi nulla, ma c'era la NASA. Il sito della NASA era, adesso, veramente non so come ridarvi l'idea della ricchezza di contenuti che è espressa in questa pagina, che adesso, voglio dire, fa venire i brividi, come povertà, come se, sobrietà, è tristissima. No, era fantastica. Tu andavi lì e c'era la NASA. E c'era, capito, la NASA, cioè quella lì che aveva mandato l'uomo sulla Luna, quella che poi magari forse invece aveva anche un po' truffato tutti, perché chissà se è vero i complotti, no, c'era la NASA, ci cliccavi e ogni missione, centro di ricerca aveva il suo spazietto, ti diceva delle cose. Nel 94-95 NASA e web, quindi World Wide Web, quindi interfaccia grafico, primo programma Mosaic, poi insomma altre cose, altri mondi, sono, non c'erano i motori di ricerca. Oh ragazzi, non c'erano i motori di ricerca. Tu andavi da un posto all'altro attraverso i link, quelli là. Cioè tu non è che potevi, c'erano dei motori di ricerca, ma lasciamo vedere che cos'erano. Cioè non c'erano quelli, Google era nella mente di Dio. La NASA riesce con questo tipo di intuizione a dare di sé un'immagine quasi opposta a quella che ha avuto fino a quel momento, quindi di agenzia un po' segreta che magari poi appunto ti truffa perché spende i soldi per andare sulla Luna invece di spenderli per... No, a quel punto tu hai la NASA a portata di click. Forse qualcuno si ricorda, quelli erano gli anni in cui a portata di click ti veniva ripetuto ossessivamente da tutti quanti i giornalisti, eccetera. Quindi in qualche modo il sito della NASA incarna in quegli anni proprio tutte le opportunità di questi nuovi media che si cominciano ad affacciare sul timidamente in Italia, ci metto un po' di più naturalmente, che si cominciano ad affacciare sulla scena. E qui nel 97 Goldin manda, cioè la NASA manda un oggetto grande, Marcello correggimi se sbaglio, Marcello Corradini è un pioniere dello spazio vero, non come me che al massimo faccio il tifo, un oggetto più o meno grande così, un carrellino su Marte, il Sojourner. Se avete visto The Martians, il film, a un certo punto lui riesce a comunicare con la Terra perché va a recuperare il Sojourner, che successivamente infatti viene ritrovato, eccetera. Un Sojourner fa una cosa straordinaria, viaggia, lo fa oggettivamente straordinaria, cioè viaggia sul suolo marziano, va avanti molto più del previsto, ma soprattutto manda un sacco di immagini, di foto sulla Terra e le manda a casa mia, al mio monitor di casa. Dentro sto computer, che ancora molti non sapevano bene che cavolo farne, arriva Marte. Questo cambia completamente le regole del gioco, del rapporto tra la gente, tra virgolette, e l'impresa spaziale. A questo punto questo robottino, che non è un essere umano, attenzione, è un robottino, ti trasforma questo esperienza così remota, così strana, così apparentemente lontana dalla quotidianità, in una cosa personale e anche interattiva, perché tu poi vai sulle pagine della NASA, ti guardi le immagini che ha mandato giorno per giorno, poi vai, clicchi qua e là e puoi anche parlare con gli scienziati della missione. Quindi la cosa diventa personale, intima e anche interattiva. Vi prego di fare uno sforzo di immaginazione, cercate di tornare indietro di 19 anni,
pensate anche a quante cose sono cambiate in 19 anni, è stato un fatto totalmente rivoluzionario che ha cambiato letteralmente non solo il modo di guardare lo spazio, ma ha dato il via a un'esperienza di comunicazione di massa di cui, come dire, ancora oggi non abbiamo chiara né la portata né le conseguenze. E secondo me, la mia opinione è che in questo appunto la NASA, che c'era e che ha saputo cogliere al momento proprio l'opportunità, ha giocato un ruolo fondamentale, ha aperto la strada in un certo modo di fare comunicazione sul web. Possiamo parlare di web a questo punto tranquillamente. In quegli anni l'immagine dello spazio viene comunque complessivamente rilanciata, sempre comunque a questo punto via internet, cioè la televisione in tutto questo ormai è molto secondaria, perché non è più bisogno di come dire, conquistare spazio in una rete che magari in quel momento non ha interesse a darti, a seguirti, il giornalista, no, ci parliamo direttamente. Abbiamo John Glenn, che è stato il primo americano, no, torna nello spazio a 77 anni, quindi c'è questo elemento anche del signore, insomma, anziano, per carità, una fitness pazzesca, ma insomma che torna nello spazio. Abbiamo il trentennale dello sbarco sulla Luna, che Goldin si gioca meravigliosamente, per cui siti contro siti, tira fuori i documenti, ritira fuori lo sbarco sulla Luna, l'audio che si sono scambiati durante la missione, c'è un po' di tutto in rete, tutto online. Poi c'è naturalmente il telescopio spaziale Hubble, che dopo aver avuto dei problemi funziona e ci manda le immagini, che poi ormai abbiamo tutti quanti molto bene in mente, ce le manda nel computer di casa, tant'è che gran parte dei desktop, degli screensaver di quegli anni, ma anche di questi, hanno poi immagini di Hubble, quindi immagini mandate dalla NASA a casa mia, nel mio monitor, mio di casa, io computer e io spazio. È bello, cambia le cose parecchio. E qui poi, come dire, nel percorso di genialità della NASA, facciamo un altro piccolo salto in avanti, abbiamo un altro momento, ci avviciniamo a noi, più recente, di grande intuizione. Abbiamo fatto il web, abbiamo visto che lo sappiamo usare, esplodono i social media. Scherzando e ridendo, anche qui sono passati questi 7-8 anni, cioè non è proprio una cosa proprio di ieri, siamo già un pochino all'altro ieri. C'è Twitter, in Italia ancora non se ne parla proprio di Twitter, c'è una cosa pochissimo, e alla NASA qualcuno, nello specifico all'inizio due signore, ha l'idea di organizzare un tweet up, uno space tweet up. Che cos'è un tweet up? Dunque, finora, fino a quel punto, se tu volevi andare a vedere un lancio della NASA, o te l'andavi a vedere dalle spiagge, insomma nella zona intorno alla base, oppure eri un giornalista che si faceva accreditare in qualche modo, e a quel punto entravi dentro la base, avevi il tuo badge, ti davano un tavolino, uno spazio, un telefono, una roba, eccetera, e poi eri tu giornalista che raccontavi le cose. A questo punto qualcuno alla NASA dice: no, ma qui abbiamo Twitter, qui abbiamo della gente che è a cui piace molto lo spazio, facciamoli venire. A spese loro, non della NASA, sfruttando questa cosa semplicissima, la NASA si ritrova, nel tempo sono circa un centinaio, 150 persone ogni volta, non di più perché poi gli spazi sono quelli che sono, delle persone che a loro spese vanno a guardarsi i lanci per dire che bello, che brava la NASA, o quante belle cose che stiamo vedendo. Cioè i fan a quel punto, scavalcando tra l'altro i giornalisti, quindi senza, se volete, quello spirito critico che può essere magari anche del giornalista che è esperto, che c'è stato altre volte, che segue la NASA da tempo, no, non è che tutti quanti fanno, tutti quelli che fanno tweet up siano spalmati, voglio dire,
per terra, dire in adorazione della NASA, però sostanzialmente tu hai uno strumento come Twitter che all'epoca, tra l'altro, anche lì non era banale capirne l'importanza, il concetto di viralità, diciamo, cominciava in quel momento a chiarirsi nella sua luciferina potenzialità. La NASA li fa venire, gli dice: guarda, venite, vi faccio entrare. Ne fa arrivare 100-150, adesso ormai è diventata una tradizione, vanno nei centri di ricerca, vanno e twittano. Noi sappiamo oggi, ma non sapevamo così bene allora, che la potenzialità di un tweet è da 1 a anche 1000, 10.000, 15.000, da qualche parte avevo anche delle cifre, ma insomma raggiungi, ecco, loro diedero questo dato col primo tweet, che non era nemmeno tra l'altro per un lancio, ma era soltanto una visita al JPL, con 150 persone raggiunsero potenzialmente con quei Twitter quasi 30 milioni di persone. Non è male. Questa foto invece è del primo tweet up durante un lancio shuttle, ce ne sono credo 115 finora, ma ormai sono diventate, diciamo, un appuntamento normale. Oggi ci pare normale, allora no, vi garantisco non lo era. Erano ancora gli anni in cui, diciamo, anche i giornalisti guardavano con molta diffidenza, anche una certa forma di disprezzo, ai social media. Non tutti, ma insomma. Naturalmente non è cambiato soltanto, è cambiato un po' tutto. I nuovi astronauti non sono più gli eroi di una volta, i nuovi astronauti sono persone come Mike Massimino, che peraltro è, se vogliamo parlare di eroi, anche uno abbastanza eroico, perché Mike Massimino è stato, non ricordo se ha fatto 2 o 3 addirittura missioni di maintenance del telescopio spaziale Hubble, e le missioni di riparazione e manutenzione del Hubble sono missioni abbastanza pesanti, nel senso che tu stai sospeso in questo oggetto, cioè, quindi non sono proprio come dire degli impiegati o delle persone che poi, come dire, fanno un lavoro normale tra virgolette, però a questo punto sono diventati il tizio della porta accanto, sono diventati accessibili, sono diventati come noi. Lui fa questo primo tweet, che tra l'altro non è il primo veramente in diretta, ma insomma lui lo manda, in quegli anni ancora c'è un minimo di filtro tra la stazione spaziale e e internet e il rapporto poi proprio col web, e dice: che bello, come sono qua, è fantastico, è cominciata l'avventura di una vita. Questo è, diciamo, quindi proprio siamo come voi, e siamo qui, cioè vi parliamo. Non solo, mica twittano soltanto gli astronauti, ormai twittano le missioni, twittano le sonde, cioè a questo punto parliamo di un'esperienza che potete fare tutti, cioè che non potete parlare con i rover, ovviamente non è chiaro che non sono i rover direttamente, sono il loro staff eccetera, però comunque hai un, diciamo, rapporto lì, lo vedete, Curiosity parla in prima persona, ma mica è l'unico, cioè ci sono fior di satelliti che hanno la loro pagina Facebook, rispondono ai fan, e quindi, diciamo, questo tipo di approccio ovviamente fa diventare tutto un po' più umano, la sonda diventa un interlocutore, non è soltanto un robot, sei sempre un po' tu che puoi parlarci, e che noi abbiamo questa, come specie, abbiamo questa fondamentale tendenza a rendere gli oggetti, che, come dire, antropomorfi, perché riusciamo a entrare con quelli in un rapporto più forte. Cioè, Giorgio Vallortigara, non so se ancora ne parlerà, ma insomma, che è un neuroscienziato, fa spesso vedere queste slide con queste forme, in cui bastano 2 punti e una retta verticale per avere subito l'immagine di un volto, di qualcosa di umano. Noi tendiamo a attribuire parti di noi agli oggetti, se gli oggetti appena un po' ce lo consentono. La sonda che twitta e ti dice:
mi sto facendo un selfie, cioè più di così, come fai a non fare il tifo? E infatti facciamo il tifo. La NASA a questo punto, e qui siamo ormai diciamo 2011-2012, allora che parte anche la data precisa, marzo 2012, la NASA decide addirittura di chiudere, diciamo, lo spazio che si chiamava fino a quel punto NASA TweetUp, dice proprio ci evolviamo e diventa proprio Social Media NASA. E queste, quelli che vedete, sono le icone. E siccome questa slide ha qualche mese di vita, può darsi che ci sia dell'altro nel frattempo, di tutti gli spazi social dove è presente la NASA. Ora, oggi come oggi, solo l'account Twitter NASA, quindi non quello del centro di ricerca X, piuttosto sempre NASA, non degli astronauti, ma solo @NASA, @NASA ha qualcosa come 15.6 milioni di followers, che non è poco. Credo che siano oltre 40-45 account solo su Twitter, senza contare quelli degli astronauti. In tutto sono oltre 500 presenze NASA sui social media, diverse, seguite ovviamente da staff dedicato, che è un'industria di comunicazione. La pagina Facebook della NASA, sempre quella soltanto, diciamo, NASA e basta, non NASA Cape Canaveral, non NASA Rover, no? C'ha tipo 15 milioni e passa like, quindi insomma abbiamo numeri importanti anche per il web. Grande intelligenza, grande capacità di raccontare se stessi. Non è che nel frattempo proprio gli altri fossero completamente addormentati, a un certo punto con un minimo di ritardo, ma nel 2011 anche l'Agenzia Spaziale Europea, che è l'ESA, fa il suo primo Space TweetUp, lo fa a Colonia durante la giornata dello spazio tedesca. Lo spazio in Germania è una cosa importante, bella, sentita, hanno anche un'industria molto, come dire, molto importante, anche molto ben difesa a livello governativo, quindi lì è una manifestazione che vede circa 100.000 persone come visitatori. Durante questo c'è questo Space TweetUp, ci sono anche, voglio dire, lo vedete, c'erano i personaggi di Guerre Stellari, insomma, e ci sono gli astronauti che come dire, si incontrano con i twittatori che vedete lì. C'è un po' di discorso dal palco, ci sono un po', poi si fanno intervistare, ci sono queste interviste via Twitter, quello che vedete qua con i capelli bianchi è Greg Johnson, poi c'è l'astronautone gonfiabile, che è una cosa che l'ESA si porta spesso in giro, c'è questo astronauta alto, lo vedete, tipo tre piani di un palazzo, che è un astronauta, che è una specie di totem che l'ESA porta in giro. Ci sono, poi lo riconoscerete anche, Paolo Nespoli, astronauta italiano, dove sta là, e Luca Parmitano, che se non ricordo male sta lì, ancora non aveva volato. A questo punto del discorso, anche l'ESA a questo punto è su Twitter, anche l'ESA, i numeri sono diversi, ma insomma è proprio cambiato il tipo di rapporto, la disponibilità nei confronti del pubblico è diventata un dovere, è diventata inevitabile, tu devi essere raggiungibile H24 attraverso i social media. È un po' indietro in questo senso l'Agenzia Spaziale Italiana, ma noi confidiamo che le cose cambino da questo punto di vista. Sono profondamente cambiati gli astronauti. Il titolo di questa presentazione è Astronauti 2.0, perché gli astronauti, rispetto agli eroi che ricorderete all'inizio, sono quasi l'opposto. Prima c'era Life Magazine, il controllo assoluto della NASA che gli, come dire, approvava anche ogni virgola di quello che veniva pubblicato. Adesso hai l'astronauta che ti parla. Brevissima carrellata sui nostri astronauti. Paolo Nespoli, che non aveva mai usato Twitter prima di quel momento e non l'ha mai usato dopo, perché se voi guardate l'account Astro Paolo è abbastanza impressionante, perché praticamente si ferma tipo due settimane dopo la fine della missione, che era poi comunque maggio del 2012, mi pare. Però mentre su questo, scusate, maggio 2011, questo
signore, diciamo, che non è proprio un nativo digitale, ecco, Paolo Nespoli, riesce a mettere insieme un rapporto con i suoi follower su Twitter, in anni in cui Twitter, peraltro, per esempio in Italia non era particolarmente seguito, addirittura concorre a un premio, mi pare che abbia anche vinto per il settore scienza, una cosa del genere. Si inventa un gioco fotografico, dice: adesso vi mando questa foto, ditemi che cos'è secondo voi, che parte della Terra è. Grandissimo successo. Ed ecco appunto anche un astronauta italiano che comincia a sfondare, diciamo, una certa difficoltà della stampa italiana a occuparsi di spazio. Il rapporto comincia a diventare diretto con i fan, i quali a loro volta la viralità, mandi la foto, eccetera. Luca Parmitano appartiene a una generazione, non è un nativo digitale perché insomma comunque anche lui non è proprio un bimbo, ma appartiene comunque alla nuova generazione, sono i nuovi astronauti europei, quelli che sono stati selezionati nell'ultima selezione, quindi nel 2009, sì, ed è comunque chiaramente una persona che sul web, su internet è abituato a stare, social media è abituato a stare. Vedete qui, potete immaginare John Glenn che per Halloween si mette la tuta da Superman e fa così? No, che non potete. Cioè, è proprio cambiato il modo di presentare se stessi, è proprio cambiato, c'è una voglia di raccontarsi nella normalità, una voglia di farti arrivare un messaggio quasi rassicurante, certamente tra virgolette antieroico rispetto al discorso che veniva fatto qualche anno fa. Infine, ovviamente, Astro Samantha, anche qui la vedete però in due interpretazioni star trekistiche, riconoscerete insomma chi è, addirittura nel tweet di qua è il saluto al dottor Spock che è scomparso, l'attore ovviamente, mentre lei era nello spazio. Ecco, questi astronauti che ci parlano così direttamente sono è stata una costruzione nel tempo. Mi piace sottolineare il fatto che questi astronauti 2.0, quindi la nuova generazione, quindi Parmitano, la Samantha Cristoforetti, gli altri loro colleghi europei, eccetera, costruiscono su un lavoro fatto in precedenza da altri astronauti. Andiamo verso, diciamo, le conclusioni. Mi piace sempre citare una cosa. C'è un signore che, vabbè, no, anzi una signora, chiedo scusa, che si chiama Megan Garber, che a un certo punto ha scritto una cosa su The Atlantic, che è una rivista americana importante, in cui faceva una riflessione a me pare molto giusta, e cioè diceva quando ci meravigliamo, quando parliamo con stupore, con meraviglia dell'uomo sulla Luna, ci meraviglia meno la Luna e molto più l'uomo. Noi siamo una specie profondamente sociale. Quello che per noi è veramente fondamentale siamo noi stessi. È il sentire noi dentro quello che succede. Allora è vero che ci piace la Luna e lo sbarco sulla Luna, ma quello che ci importa è il noi stessi, la nostra personale connessione, il nostro personale coinvolgimento in quello che sta succedendo, fosse un astronauta, fosse anche una sonda, un robot che ci parla. Ecco, il racconto, per concludere, in effetti nel racconto di Life Magazine, che ci diceva nel 59 vi racconterò la vita personale di questi eroi che andranno per noi nello spazio, vi farò vedere come in quel momento si era umani e si era eroi, e quelli che oggi noi vediamo invece vestiti da Superman per Halloween o che fanno il saluto di Star Trek, non c'è poi una grossissima differenza. Quello che ci stanno dicendo è sempre la stessa cosa: nello spazio andiamo noi anche per voi,
perché nello spazio o si va tutti insieme o non ci va nessuno. La specie umana è una specie con tanti difetti, eminentemente collaborativa, che nelle imprese riesce a volte a fare delle cose tremende e a volte invece a fare delle cose meravigliose. Nella collaborazione basata sul riconoscere se stessi nel gruppo, l'impresa spaziale io penso sia uno dei massimi risultati che l'umanità è riuscita a dare, basandosi su questo, cioè basandosi sul quanto di me, quanto di del me che riesco a proiettare nel gruppo, che riesco a proiettare nell'impresa collettiva, io sono disposto a dare, disposto anche a spendere finanziariamente. Questo è il racconto dello spazio che ci ha fatto la NASA, che ci stanno facendo le agenzie spaziali, e questo è, io credo, l'unico vero racconto, anche al di là delle costruzioni, al di là delle tra virgolette manipolazioni mediatiche, della retorica eccetera, l'unico vero modo in cui noi possiamo concepire il fatto di andare insieme nello spazio. Finché ci sentiremo connessi, non sono riuscito a trovare un equivalente italiano, quindi ho lasciato in inglese, e coinvolti, riusciremo a farlo insieme. E questo rimane ancora il racconto che vince. Siamo una specie che quando si muove insieme fa anche delle cose molto belle, e io mi sentirei persino ottimista nei confronti del fatto che si riesca così ad andare nello spazio e magari anche un filino più là dei 400 chilometri della stazione spaziale. Dopodiché vedremo. Collegatevi con la NASA su Twitter se non l'avete già fatto. Grazie. Sono stata un po' più lunga, chiedo scusa. Non so se ci sono domande, ma insomma più o meno c'è una domanda? Sì. Fabio. Ciao, io sono preso la prima parte, però di farmi vedere la slide. Due considerazioni. Tu hai messo molto profondamente l'accento sul fatto che l'umanizzazione delle sonde interplanetarie, forse il caso più eclatante al di là delle sonde marziane, le nuove marziane, è quello della sonda Rosetta sulla cemento. Certo. E ancora di più del lander che ha è sceso sulla crosta superata del documento. Senz'altro, no, ma Progetto Vita sono stati veramente dei personaggi mediatici. Perché ormai è inevitabile quello che dicevo, cioè ormai persino insomma, l'Agenzia Spaziale Europea, che non è, diciamo, velocissima nelle sue manifestazioni, se forse qualcuno l'ha visto, hanno fatto addirittura dei cartoni animati molto carini, tra l'altro, però il punto è sempre lo stesso, il punto è che tu devi far sentire quanto, ma poi perché è così, perché al di là del fatto, cioè dietro un robot ci sono le persone che l'hanno costruito, che l'hanno concepito, che hanno fatto queste scommesse. Ha perfettamente ragione Fabio Pagano a citare Rosetta, perché Rosetta, per esempio, è una scommessa che a me tuttora lascia di stucco, perché questi hanno lavorato 7, 8, 9 anni, poi hanno messo questo oggetto su un razzo e i razzi esplodono, non sempre, ma talvolta esplodono, l'hanno messo là sopra e poi hanno aspettato 11 anni per vedere se arrivava dove poteva. Ragazzi, in 11 anni un bambino diventa le medie, cioè c'è una vita in 11 anni. Ora, io il fatto che ci siano delle persone che fanno questo genere di scommesse, insomma, la trovo una bella cosa, ecco. Quindi umanizzare la sonda in questo modo, no, in parte è un trucco, ma è un trucco che serve a farti capire che poi in realtà dietro sempre l'umano c'è. C'è la maglia di Quincy, sappiamo. Esatto. Esattamente, sì, insomma, voglio dire, ci sono delle persone, però voglio dire, diciamocelo. È meglio guardare la sonda, specialmente se ti manda le immagini della cometa, che non. Quindi, insomma, da questo punto di vista. I russi tutto questo non ci sono. L'avevo detto all'inizio, però. Sì, allora,
i russi, tutta la storia dello spazio russo meriterebbe altre 4, 5, 6, poi comunque non volevo fare una storia dello spazio, però i russi hanno un altro approccio completamente diverso, proprio allo spazio. Cioè non è una società, la società sovietica non è democratica, non ha bisogno di convincere nessuno. La NASA doveva convincere. La NASA doveva dire alla gente che bella cosa che sto facendo, dammi i soldi. Infatti quando poi la gente non è stata più convinta dal racconto della NASA, ragazzi, il programma Apollo è durato un niente. Luglio 69 scendono sulla Luna, nel 72 tutti a casa. Perché? Perché una società democratica, quando non è più convinta, le cose non si fanno. I russi avevano un'altra impostazione e ce l'hanno ancora adesso. Cioè le scelte non avvengono su quella base. Quindi sì, loro fecero, per carità, Gagarin, l'eroe, però con un processo di comunicazione completamente diverso. Quindi è una storia completamente, non puoi credo nemmeno parlare di mezzi di comunicazione di massa come ne parli nel mondo occidentale, in un mondo, diciamo, in una società libera. Forse si può dire qualcosa sui cinesi, ma francamente lì non mi sentirei. Però i cinesi già anche loro stanno facendo un po' qualcosa di più, però anche lì, per esempio, loro hanno trasmesso in diretta, se non ricordo male, su grandi schermi un po' dappertutto, uno, mi pare il loro primo taikonauta, una cosa di questo genere. E comunque anche lì il problema è, più una società si apre e più deve raccontare quello che sta facendo nello spazio ai suoi cittadini.